Per me questo disco è una continuazione di qualcosa che è iniziato, è un viaggio che non finisce mai. Coez lo vedo appunto molto differente da tutti gli altri, e ci siamo incontrati nel mio studio sentendo un po' di roba, e Motivo è diventato poi quello che è diventato, un capolavoro secondo me. Questo album parla di rapporti umani e anche di conflitti, di differenze appunto. Se non si fosse così differenti, forse non ci si potrebbe neanche incontrare. La differenza è la più bella cosa che abbiamo in comune. Lasciamo perdere le etichette, l'età, qualsiasi cosa, perché effettivamente siamo un po' circondati da questo modo di bollare e bullare la gente. Il fatto del registrare live in studio rimanda ai dischi che facevano i Beatles e Rolling Stone. Questa è la tendenza nuova, innovativa adesso in America, in Tennessee soprattutto, perché la musica così non è più noiosa. Cioè, diciamo, perché ci si diverte tutti, perché c'è un feeling, perché c'è una dinamica che comunque deve talmente suonare bene, perché capisci, ci sono dei codici di click nel computer che se te non li rispetti, il click vuol dire, come il direttore d'orchestra ti dà un ordine, un time, e su quello bisogna saperci suonare. È una sfida col computer, perché il computer riceve questo suono, però per registrare, è una scatola per registrare, non per prendere i classici suoni, plug-in, falsificare tutti i suoni, manipolare per farlo, per renderlo bello e chic. I missaggi li ha fatti Alan Moulder. Alan Moulder fa i missaggi nei telefonini, non li fa dentro i vecchi nastri 48 piste che sono alti così, perché il suono di recezione in questa epoca è questo. Se invece voglio stare per conto mio a sentirmi tutto l'album, io preferirei sentirlo in vinile. Ma se subito voglio confortarmi con una delle canzoni dell'album, me lo scarico e l'assaggio così. Rock, inteso proprio come suono che sprigiona delle grandi frequenze umane, quindi la chitarra fa brand. C'è modo e modo di renderla fruibile. Alan Moulder, che è uno che produce i Foo Fighters, per dirti, o Killers, queste band qua, e che lavora con me da tanti anni, sa come fare, ho scelto lui per questo, però non ha manipolato il suono. Anche lui è bravo a manipolare i suoni, ma non l'ha fatto come ingegnere del suono, perché ha riconosciuto che un disco così non l'ha mai sentito neanche lui, capito? E quindi ha rispettato la purezza del suono rendendolo fruibile. Adesso è il momento del caffè, un comune denominatore di questo album. Ogni tanto arriva sto caffè Gloucester Road, appunto, mi faccio un buon caffè, ora me l'hanno fatto, grazie. Coez lo vedo appunto molto differente da tutti gli altri. L'ho scoperto così distinto perché vedevo questo nome Coez, pensavo fosse un inglese, sono andata a vedere chi era Coez, era italiano, di Roma, e aveva fatto questo disco Faccio un casino. Già, l'espressione del titolo è forte. Sono andata a sentire, magari mi piace. L'ho provato a chiamare perché avevo una canzone e volevo condividere questa canzone. Mi sembrava adatto perché aveva questo modo molto melodico di porgere le parole. E allora, per l'appunto, ero a Londra. Mi sono a Londra, vieni qua. E ci siamo incontrati nel mio studio sentendo un po' di roba. E fra questo è Motivo. E Motivo è diventato poi quello che è diventato, un capolavoro secondo me. Per me questo disco è una continuazione di qualcosa che è iniziato. California, se lo senti oggi, è un suono antico, no? Ma questo antico è quello che ha generato me, che mi ha fatto poi scoprire non l'America, ma l'Europa. Ho sempre fatto dei cambiamenti, sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo in me stessa, nelle parole, nel linguaggio musicale, soprattutto nella cultura dei popoli. Più che ascoltare dischi, io sono sempre andato in giro ad ascoltare musica dal vivo e ho fatto anche una tesi di laurea su questo argomento perché mi interessava. È un viaggio che non finisce mai. Beh sì, mi emozioni questo che hai detto, perché in effetti sono quelle frasi che ti escono perché senti quello che succede fra te e altre persone, no? Questo modo di vivere che mangia tutto, no? Tutto passa così in fretta che non ti accorgi che siamo invecchiati, ma non insieme. Abbiamo la certezza della vita e della morte, sono l'unica cosa che abbiamo, ma sicuramente la differenza la fai nella vita, che dopo non lo sai.